Siamo all'interno dell'ospedale Cardarelli di Napoli, stamattina una brutta sorpresa per i 340 lavoratori della ex American Laundry. Che succede, Mimmo? Succede che la sorpresa che l'ente a parte degli ospedali ci ha revocato, testé ci ha revocato il mandato per le commesse ospedaliere. E 400 famiglie andranno in mezzo alla strada prima di Natale. Era una notizia che vi aspettavate? No, noi avevamo tutt'altra notizia, avevamo una sentenza del TAR che scadeva a gennaio, del Consiglio di Stato che doveva appaltarci questa commessa. Voi fate un lavoro abbastanza delicato perché siete quelli che comunque mantengono la situazione anche igienico-sanitaria all'interno dei reparti e quindi cambio delle lenzuola, biancheria. Com'è la situazione adesso per i degenti? Purtroppo la situazione andrà a declinare per ovvie ragioni, per la protesta che stiamo attuando in questo momento. Vogliamo certezze dalle istituzioni e vogliamo solo il nostro posto di lavoro, non chiediamo di più. Vogliamo avere una certezza per il nostro futuro. Stamattina una delegazione si è recata in prefettura per incontrare appunto le autorità. Cosa vi aspettate da questo incontro? Ci aspettiamo che il prefetto ci prenda in considerazione, perché questo indotto, cioè, non può finire questa azienda per 400 famiglie. Pietro Lauro, consigliere della quinta municipalità, presente, porta la solidarietà dell'amministrazione? Sì, assolutamente sì, perché sono 400 famiglie, come diceva l'amico Mimmo, che vanno per strada e non è giusto che un ente come la Soresa possa il primo dicembre fare un regalo di Natale a queste persone. Adesso c'è un tavolo di trattativa, come già ti ha spiegato lui, in prefettura, speriamo che almeno c'è la possibilità di commissariare questa cosa per mandare avanti i lavoratori, per salvaguardare. Va benissimo, grazie.